Buongiorno cari amici di YouTube e di Borghi d'Abruzzo. Oggi sono, indovinate dove? Vedete un bel leone là. Siamo allo zoo d'Abruzzo. Sono in Esatto. compagnia di Renato Bellucci. Chi sei tu? E il proprietario? Ciao a tutti. No, io in Ciao. realtà sono il curatore generale dello zoo. Sono il Perfetto. figlio del titolare del parco. Il nostro zoo è uno zoo a gestione familiare. Io e la mia famiglia ci occupiamo di questo zoo dal 2011 e io mi occupo nello specifico nella gestione e nella cura di tutti gli animali del parco. Ho capito. E quanti animali ci sono qui precisamente? Allora, attualmente ospitiamo all'incirca 250 animali di 50 specie diverse. Il nostro zoo è uno zoo che si sta ampliando, abbiamo acquistato da poco tempo un'area di altri 2 ettari e abbiamo tanti bei progetti per ampliare ed ospitare nuove specie. E quest'anno avremo una novità, i leopardi dello Sri Lanka che nel mese di aprile dovrebbero arrivare. Ah, perfetto. Ma questa disgrazia del lockdown del Covid vi ha portato dei danni? Allora, diciamo che in realtà ci ha fatto forse più bene che male, perché sotto certi aspetti ha dato modo allo zoo di farsi conoscere, soprattutto alle istituzioni. Eravamo molto ignorati, però con il fatto dell'emergenza, dovuta poi c'è stata anche una bella risposta da parte delle istituzioni, siamo stati conosciuti e ci hanno anche aiutato molto. E quindi per fortuna, nella gestione del parco, durante la pandemia e per il benessere degli animali non abbiamo avuto nessun problema. Abbiamo avuto un grandissimo aiuto dalle attività locali, in questione appunto di fieno, cibo, anzi, paradossalmente forse gli animali sono stati ancora meglio del normale. Ovviamente sotto l'aspetto economico, nel senso degli incassi, gli zoo essendo totalmente privati come il nostro, abbiamo avuto un po' di difficoltà, abbiamo avuto dei piccoli rallentamenti nel rinnovare e continuare a migliorare il parco. Però ce la siamo cavati bene e adesso ne stiamo uscendo senza problemi. Una mia curiosità, ma qui è frequentato da abruzzesi o da gente che viene da fuori? Ecco. Allora, soprattutto da gente che viene da fuori, da abruzzesi ancora non quanti ne vorremmo, però si sta Quindi li aumentando. puoi invitare. Assolutamente sì, infatti siamo contentissimi del vostro invito proprio perché vogliamo farci conoscere sempre di più dalla nostra regione. Noi considerate che noi siamo l'unico giardino zoologico della regione Abruzzo e vogliamo appunto farci conoscere sempre di più dai nostri concittadini, anche perché il parco sta svolgendo un ruolo molto importante di anno in anno anche per la conservazione e la tutela di molte specie autoctone, anche abruzzesi. Collaboriamo negli ultimi 5-6 anni sempre di più con i carabinieri forestali per la salvaguardia di molti animali abruzzesi, dalle testuggini ermanni a tanti altri. E poi appunto purtroppo molto spesso si ha la cultura di andarsi a visitare lo zoo fuori dalla propria regione, no? E noi vorremmo che pian piano anche i nostri cittadini abruzzesi ci possano Come il conoscere. discorso che facevo prima, che andiamo cercando lontano i presepi, le cose, quando ci Però quando ce abbiamo l'abbiamo a casa tutto sotto e in caso. Abruzzo abbiamo proprio Tutto, tutto, dall'agnello al pesce. tutto. Va benissimo, quindi diciamo che l'invito è aperto a tutti, in particolare agli abruzzesi che non sono mai venuti. Tu pensa, io ho 31 anni che sono tornato in Abruzzo, non ero mai venuto qua, quindi mi fa piacere aver allacciato questa conoscenza con te, con voi, e chiaramente proporrò a tutti i miei amici, conoscenti, agli iscritti di venire a Certo. fare questa visita. Noi verremo come gruppo con una bella rappresentanza, porteremo anche i nostri nipotini perché per vedere questa realtà. Una domanda che forse molti che sono contrari, diciamo, dice, ma non soffrono questi animali chiusi in gabbia, eccetera? Beh, normale, molto spesso si ha delle idee, dei preconcetti prima di Bravo. visitare un zoo che non sono neanche troppo sbagliati perché ovviamente si ha ancora la concezione dello zoo come i serragli di Sì. veramente 50-60 anni fa. Invece il nostro è un giardino zoologico moderno che si sta appunto ampliando e migliorando di anno in anno, dove se ci venite a trovare potrete vederlo con mano, con i vostri occhi, come gli animali vengono trattati e soprattutto ciò che fa uno zoo, perché molto spesso lo zoo viene associato solo a un posto dove portare i bambini, fargli vedere due animaletti e tornare a casa. Invece in realtà gli zoo fanno un lavoro È importantissimo per la didattico. salvaguardia delle specie a rischio di estinzione in natura, Sì. fanno un ruolo importantissimo per l'educazione del pubblico.
E poi non solo, aiutiamo anche molto spesso le istituzioni nell'accogliere anche animali che purtroppo sono sequestrati o maltrattati, quindi ha un ruolo importantissimo per la natura, ma non solamente sotto l'aspetto ludico, tra virgolette, ma soprattutto sotto l'aspetto della conservazione e della ricerca scientifica. Collaboriamo anche con tante università, con l'Università di Teramo per la ricerca scientifica, abbiamo tantissimi tirocinanti. Quindi, se avete la possibilità di venirci a trovare, noi ci teniamo a Senza farvi vedere qual dubbio, è la realtà degli zoo italiani. senza dubbio. Allora, adesso andiamo a fare un giretto Va magari di bene. conoscenza dell'ambiente e così lo facciamo Ora, in vedere. questo momento, questa è proprio una delle novità, cioè uno Sì. degli ultimi lavori che abbiamo fatto. Abbiamo ampliato l'area dei leoni. Qui ora attualmente state vedendo Alex e Kevin che sta dormendo di là. Però a breve arriveranno altri due leoni dal Zoo Safari di Fasano. Dovrebbero arrivare a fine marzo per formare un nucleo di quattro leoni. E poi qua di lato c'è l'area dei leopardi che ora attualmente è vuota perché, come vi dicevo, dovrebbero Sì, arrivare a sì, sì, sì. breve. Va bene, allora proseguiamo la visita.